In Zambia, uno dei paesi più selvaggi e remoti dell'Africa, il sole sorge dietro le colline della valle del Luangwa. Nella casa di Peter Mambue suona la piccola sveglia comperata al mercatino del villaggio. È ora di alzarsi. Peter lavora come capoguida in un lodge del Parco Nazionale del South Luangwa, un territorio più vasto, se rapportato all'Italia, dell'intera regione Umbra. È nato qui, circa 50 anni fa, e a parte un periodo in cui ha lavorato a Lusaka, la capitale del paese, Peter ha passato tutta la sua vita dedicandosi a questa terra. Oltre ad essere una guida di grande esperienza, Peter è una persona ben voluta e rispettata dalla piccola comunità che vive ai confini del parco. Ci tiene molto ad essere puntuale e ben sistemato, ma soprattutto a tenere in ordine la sua jeep. Sono rientrato nel parco del Luangwa da Lusaka nel 1975. Mi sono arruolato nel Dipartimento della Fauna in quell'anno, quando ancora era gestito dal governo. Il South Luangwa National Park ha un'estensione di 9.050 km quadrati e, stando a contatto con ospiti che viaggiano molto in Africa, ho avuto la conferma che il nostro parco è uno dei più belli del continente perché è completamente incontaminato. Qui tutto è natura. Milioni di anni fa, nella piattaforma continentale africana si creò una gigantesca frattura che divise in due il continente e diede origine al Mar Rosso. Questa falda d'Africa, risultato dell'imponente movimento geologico avvenuto, oggi è conosciuta come la Great Rift Valley. Ed è proprio qui che si sono formati i più grandi laghi africani e hanno avuto origine le vallate più spettacolari del nostro pianeta. Sul confine settentrionale dello Zambia, il rift, la frattura cioè, si divide in due. Il ramo orientale forma il lago Malawi, uno dei bacini più grandi dell'Africa centro-orientale, anticamente chiamato Nyasa, mentre il ramo occidentale crea la valle del Luangwa, che è interamente attraversata dall'omonimo fiume. Ed è proprio ai lati del fiume Luangwa che si trovano i parchi nazionali del Nord e Sud Luangwa, rispettivamente di 4.500 e 9.050 km quadrati di estensione. In Zambia le stagioni non sono quelle dell'emisfero boreale, divise in quattro, ma esiste il periodo delle piogge e quello della secca. Qui la topografia è tipica delle basse valli fluviali africane che durante la stagione delle piogge raccolgono le acque provenienti dalle alture che le circondano. In questo periodo la vallata riceve tantissima acqua, divenendo verde e lussureggiante. Durante la secca il paesaggio assume progressivamente i toni del marrone, divenendo arido e semidesertico. In questo alternarsi di colori, che due volte all'anno cambiano completamente gli scenari della vallata, la caratteristica più evidente è l'enorme ricchezza di animali, che a seconda delle stagioni si concentrano attorno a pozze d'acqua più o meno grandi o si disperdono nella vastità del parco allagato. Gennaio è il mese delle grandi piogge. In questo periodo gli animali non sono facili da vedere a causa dell'abbondanza di acqua e della folta vegetazione. Solo gli elefanti, per la loro enorme stazza, non possono sfuggire ai visitatori e si osservano ovunque. La quantità e la varietà degli uccelli in questo periodo compensa la difficoltà di avvistare altri animali.
con l'arrivo di febbraio il fiume è ormai in piena e sono scomparse le isole sabbiose. In questa stagione spicca la complessa struttura degli elefanti. Quasi tutti i branchi hanno con loro gli elefantini appena nati. Marzo è il mese più arduo per visitare la valle, in quanto l'acqua ha allagato quasi tutto, ma è anche il periodo nel quale sono più facilmente avvistabili i leoni con le loro prede. Ad aprile, con la fine delle piogge, il terreno incomincia ad asciugarsi e le mandrie si spostano verso il letto del fiume, che si sta progressivamente ritirando. A maggio arrivano le fresche e belle giornate dell'inverno australe. Le piogge sono definitivamente terminate. Nel bosco gli alberi non hanno ancora perso tutte le foglie. Gli uccelli migratori sono ripartiti verso l'estate boreale, lasciando indietro solo le specie autoctone. Il fiume si è ritirato, ma l'acqua è rimasta nelle lagune più grandi. Completamente ricoperti da piante acquatiche, questi verdi bacini ospitano un gran numero di ippopotami, che spesso fanno capolino fuori dall'acqua mostrando le loro grandi narici. Giugno e luglio sono i mesi nei quali è più facile vedere i leoni con i loro cuccioli. Ad agosto, per via della scarsità dell'acqua, gli animali iniziano a radunarsi nelle pozze sempre più secche e attorno alle lagune vicino al fiume. Sono ormai 4 mesi che non piove più. A settembre ritornano i primi uccelli migratori, come questi gruccioni carmini, che provengono da altre regioni africane. In questo mese, quando anche il fiume è scarso d'acqua, i coccodrilli nidificano. Ad ottobre la temperatura torna a salire. È il mese più caldo e sono questi i giorni nei quali la vegetazione è al massimo dello sfruttamento. Gli erbivori hanno difficoltà a trovare nutrimento. Gli elefanti, privati del foraggio verde, distruggono gli alberi, lasciando i tronchi sparsi un po' ovunque. Quando hanno finito tutto, i pachidermi attaccano i baobab. In novembre arrivano le prime piogge e il terreno si copre di soffice erba, trasformando il paesaggio da arido a verde. Incomincia la stagione delle nascite degli impala. È uno spettacolo poter osservare i piccoli dalle fragili gambe lunghe e secche. Presto, però, questi animali acquisteranno l'agilità tipica della loro razza, esibendosi in salti giocosi. Verso la fine del mese di novembre, i temporali si fanno più frequenti, ma non sono ancora i forti e regolari acquazzoni della vera stagione delle piogge. I fiumi cominciano a ricevere acqua e gli ultimi uccelli migratori arrivano nella valle. Con dicembre, infine, iniziano le grandi piogge, tanto attese sia dall'uomo che dagli animali. Il cielo diviene grigio, si alzano forti venti e arrivano i temporali. Il fiume Luangwa si ingrossa e inizia a scorrere con veemenza, distribuendo la sua linfa vitale all'interno del parco. Con l'arrivo delle piogge ricomincia il ciclo annuale della natura. Se per caso esse ritardano o non arrivano per niente, la sofferenza e la devastazione coinvolgeranno tutti nella valle.
Questa è una mandria di impala con i piccoli. Ne potete vedere alcuni molto giovani che stanno crescendo. Questa è la stagione in cui partoriscono. Dura fino a dicembre. L'impala è l'antilope più comune del parco. La si può vedere in ogni angolo di questo territorio. Sono quasi dappertutto. Il periodo delle nascite termina a fine dicembre. A gennaio, quindi, tutte le femmine avranno già partorito. Le impala sono gazzelle bellissime, slanciate ed eleganti. Durante la stagione delle piogge si vedono ovunque in mandrie numerose che pascolano nelle verdi praterie. Durante la stagione secca, come gli altri animali che vivono nel parco, si concentrano vicino alle pozze d'acqua per abbeverarsi. I gruppi sono formati da un maschio dominante che vive fra 20 o 30 femmine e da qualche maschio immaturo. Nella stagione degli amori, il maschio dominante passa tutto il suo tempo ad accoppiarsi e a scacciare gli scapoli che continuamente cercano di rubargli le femmine del suo gruppo. In questo periodo il maschio, per dimostrare il proprio status, emette forti grugniti. Alla fine si esaurisce a tal punto da venire estromesso. Allora si ritira in un gruppo di scapoli, dove si riposa e riacquista l'energia e la forma per ripartire alla ricerca di un nuovo harem da razziare. L'impala è un'antilope eccezionale. Se le piogge tardano ad arrivare, riesce a ritardare anche di un mese la nascita dei piccoli, in modo che nascano nel momento in cui c'è più acqua e più cibo disponibile. Se invece le piogge non arrivano o sono insufficienti ad assicurare un buon pascolo, l'impala riesce ad assorbire il feto e a non farlo nascere per niente. Quest'antilope si chiama Puku. Spesso è scambiata per un impala, ma ha un colore del manto più scuro, il pelo più fitto e non ha la struttura corporea elegante e slanciata dell'impala. Non ha un harem, bensì un territorio da difendere, dove, cacciando qualsiasi maschio che cerchi di attraversare il suo spazio, attende che passi una femmina in calore per accoppiarsi. Queste sono le zebre dette di Burchielli. È la specie presente in questo parco. Durante la stagione secca, le zebre conservano l'aspetto di animali ben nutriti. Questo è dovuto ad un batterio che hanno nell'intestino, che gli permette di trarre nutrimento da tutto ciò che mangiano, anche dalla stoppa più secca e dura. Questo batterio viene assimilato alla nascita, mangiando gli escrementi della madre. Questa specie di zebra, la Burchielli, è la stessa che si trova in Africa orientale. Ma qui in Zambia il bianco e nero delle strisce del manto hanno esattamente la stessa larghezza e il loro contorno è netto, senza l'ombra di grigio che presentano le zebre del Kenya e della Tanzania. Le strisce d'ogni zebra formano disegni che sono unici a quell'animale. Le zebre sono erbivori di media taglia, con testa e collo lunghi e arti snelli. Si nutrono principalmente di fibre vegetali, cortecce, foglie, germogli, frutti e radici. L'umore di questo animale è indicato dai cambiamenti della posizione delle orecchie, della bocca e della coda. L'odorato li aiuta a seguire gli spostamenti degli altri individui del gruppo. Quella che vedete è una giraffa femmina, una giraffa Thornycroft. È una specie endemica del South Luangwa e non si trova in nessun altro posto al mondo. La differenza sta nella maculazione del manto e nel colore chiaro della testa e sotto la pancia, dove le macchie scure sono più piccole rispetto alle altre specie.
In Africa, a questa latitudine, la giraffa è praticamente assente. Il parco del Luangwa rappresenta la sola eccezione. Qui vivono 900 esemplari di giraffe, che con il passare del tempo si sono evolute in questa sottospecie, la Thornycroft appunto. Nonostante il basso numero di esemplari, questa giraffa rappresenta motivo di orgoglio per il parco. Infatti, quando nel lontano 1920 si scoprì che questa era una sottospecie diversa dalle altre presenti in Africa, la zona fu dichiarata riserva di caccia, proprio per proteggere dall'estinzione la giraffa Thornycroft. All'epoca esistevano solo 200 esemplari. Ora il numero è cresciuto notevolmente e il loro habitat all'interno del parco si sta estendendo. Grazie alla loro altezza, le giraffe hanno accesso alle cime degli alberi, procurandosi così pasti privilegiati anche nei periodi più difficili. Le giraffe possono disporre di una dieta di alta qualità e quindi sono in grado di accoppiarsi tutto l'anno. Nel parco del Luangwa sono state identificate 477 specie di uccelli, alcune delle quali stanziali e altre migratorie. Questa grande varietà è dovuta al fatto che il parco si trova a cavallo fra la zona di distribuzione degli uccelli dell'Africa meridionale e di quella orientale. Questi sono ibis e nell'antico Egitto rappresentavano Thoth, il dio della saggezza e della scrittura. Con il loro lungo becco riescono a catturare qualunque piccolo animale, ma si cibano anche di uova e pulcini di altri uccelli. A partire dal secondo anno di età diventano individui maturi. Questo esemplare di cicogna si caratterizza dalla colorazione del becco e del piumaggio. È una mitteria del Senegal o cicogna a becco a sella. Quando è alla ricerca di nutrimento, sfrutta il senso del tatto, avanzando a passi lenti. Le femmine si distinguono dai maschi per il colore dell'iride, giallo anziché bruno. Durante la stagione secca, le faraone vivono in branchi numerosi, ma si scindono in coppie monogame o in gruppi più ristretti durante la stagione degli amori. Queste gru appartengono alla specie chiamata coronata, a causa delle piume, del tutto simili a una corona, che cingono loro il capo. La gru coronata popolò per milioni di anni i continenti boreali, prima che l'irrigidirsi del clima portasse all'evoluzione delle forme adattate al freddo. Il succedersi dei periodi glaciali circoscrisse l'area distributiva delle gru coronate alle savane dell'Africa centro-orientale. La valle del Luangwa spesso viene chiamata la valle degli elefanti. Negli anni 70 ce n'erano più di 120.000 capi. Quelli furono gli anni in cui aumentò il bracconaggio per ottenere l'avorio delle zanne d'elefante, all'epoca molto richiesto dai mercati esteri. Fu così che il numero degli esemplari del parco calò drasticamente. Ora la popolazione degli elefanti sta aumentando abbastanza rapidamente e si aggira intorno ai 16.000 capi. Prima erano molti di più, superavano i 100.000. Quello che ha ridotto molto il numero degli esemplari è stata la politica del cropping, cioè l'abbattimento programmato di intere mandrie da parte delle autorità governative. In più poi ci si è aggiunto il bracconaggio. Adesso il numero degli elefanti si sta riprendendo e questo è un ottimo risultato. Tuttavia quello che mi preoccupa di più è che gli elefanti mostrano preferenza a stare fuori del parco anziché nel suo interno.
Stanno facendo molti danni nei villaggi e la popolazione inizia nuovamente a lamentarsi. Per questo motivo il governo sta pensando di ricominciare le campagne del cropping. E questo è un vero problema. Venite con me, vi faccio vedere quello che succede quando una mandria di elefanti arriva nei pressi di un villaggio. Qui hanno distrutto un intero bananeto. Tutte le sere gli elefanti attraversano il fiume per venire a mangiare le banane e prima ancora che gli abitanti si sveglino, gli elefanti tornano all'interno del parco. Questi elefanti che sono qui invece non rappresentano un problema per la gente del villaggio perché sono in mezzo al parco. Da questa parte c'è parco e dall'altra parte del fiume pure c'è parco. Purtroppo, oggi anche in Africa non ci sono più gli spazi sufficienti che servono alle enormi mandrie di pachidermi. Una volta si potevano spostare in altre zone libere da insediamenti umani, dando il tempo alla natura di rigenerarsi. Ora questo non è più possibile, perché il continuo aumento della popolazione sottrae sempre più spazio. Molti elefanti mostrano un ciclo annuale di riproduzione che corrisponde alla disponibilità stagionale di cibo e di acqua. Durante la stagione secca, la popolazione subisce un periodo di stress nutrizionale e le femmine cessano l'ovulazione. Durante la stagione delle piogge, invece, la disponibilità di cibo aumenta, ma è necessario un periodo di buona alimentazione per far sì che le femmine siano nuovamente predisposte all'accoppiamento. Situazioni di stress dovute alla caccia e al bracconaggio possono ridurre la facilità di riproduzione. L'elefante può vivere fino a 60 anni, durante i quali continua a crescere. Così è facile identificare i più anziani, perché sono sempre i più grandi. Gli elefanti cambiano i denti molari 6 volte nella vita, poiché li consumano masticando corteccia e vegetazione secca e dura. Ogni ciclo impiega circa 10 anni a consumarsi. Quando hanno finito l'ultima dentatura, non riescono più a masticare e quindi muoiono letteralmente di fame. This is the elephant which has been poached. Questo elefante è stato ucciso dai bracconieri. Questo è il grande problema qui nella valle. Abbiamo bisogno di aiuto esterno per riuscire a portare sotto controllo la situazione del bracconaggio. Il danno che fanno i bracconieri è irreparabile, poiché cacciano gli animali con le zanne più grandi, che di solito sono le matriarche. Uccidendole, la mandria resta senza guida e la struttura sociale del branco viene meno. Inoltre, eliminando gli esemplari più forti, si impoverisce la riserva genetica della specie. Oltre al bracconaggio organizzato per fini commerciali, nella valle esiste anche il bracconaggio di sussistenza. Viene praticato dagli abitanti delle zone limitrofe al parco, che per procurarsi il cibo necessario utilizzano alcune trappole chiamate lacci. Per combattere questo tipo di bracconaggio è stata creata un'organizzazione di volontari sovvenzionata dalle strutture turistiche del parco che si chiama RATS, Rapid Action Teams, gruppi di rapida azione. Quando troviamo un individuo sospetto, lo fermiamo e lo portiamo alle autorità del parco, perché loro sono quelle che hanno il potere di procedere all'arresto. Abbiamo appena ricevuto l'informazione che c'è qualche trappola, qualche laccio che è stato messo qui vicino nella boscaglia. Andremo a Kalwani. È quella la zona dove ci hanno detto che hanno visto le trappole.
Procederemo in formazione a linea. Ognuno sarà distante dall'altro non più di 5 metri. Il nostro scopo sarà quello di cercare e togliere le trappole, sia sul terreno aperto che sopra e sotto agli alberi. Catturare un antilope ogni tanto non creerebbe un grosso danno all'ecosistema del parco, né tantomeno metterebbe a rischio la specie. Ma nei lacci finiscono facilmente anche leoni e leopardi, animali in pericolo di estinzione. Questa è per gli uccelli. Quando l'acqua è poca, poiché il terreno è pianeggiante, questa trappola rimane sospesa da terra e lo spazio intorno ai lacci viene chiuso. Così l'uccello è obbligato a passare nel laccio, rimanendo intrappolato. Questa è per gli animali più grandi. Sia che arrivi da questa parte che da quell'altra, l'animale entra dentro al laccio che si stringe e lo intrappola. Il bracconiere mette tante di queste trappole vicine, una qui, l'altra più in là, in modo da essere sicuro che in ogni corridoio dove passano gli animali ci sia un laccio. È così che funziona. Il laccio scatta e intrappola la zampa dell'animale. Questo è il fiume Luangwa. Nasce sul plateau del Nika, sul confine tra lo Zambia e il Malawi. È il fiume più grande e dà il nome alla valle. Il fiume è famoso per i suoi coccodrilli e gli ippopotami. Gli ippopotami ora stanno avendo problemi. Come potete vedere, l'acqua sta scendendo e per l'ippopotamo il caldo della stagione secca rappresenta un problema. Per adesso stanno ancora benino, ma tra poco inizieranno le dispute per accaparrarsi le zone dove c'è più acqua. Nel fiume Luangwa attualmente vivono più di 7.000 ippopotami. Una leggenda africana racconta di quando Dio, dopo aver creato l'ippopotamo, gli vietò di entrare in acqua. Il povero ippopotamo soffriva molto sotto i raggi implacabili del sole, ma non volendo disobbedire al suo creatore, non osava entrare nel fiume a rinfrescarsi. Dopo un po' andò da Dio a supplicarlo affinché lo lasciasse entrare in acqua. No, rispose Dio, con quella bocca grande che hai mangeresti tutti i pesci del fiume. Se mi permetterai di entrare in acqua a rinfrescarmi, rispose l'ippopotamo, ti prometto che non toccherò mai un pesce. E come prova di questo, spalancherò spesso la mia bocca, così potrai vedere che non ci sono lische fra i miei denti e starai sicuro che non ho mangiato i pesci del fiume. Il Padre Eterno accettò questa proposta e permise finalmente all'ippopotamo di entrare in acqua. Gli ippopotami si lasciano tranquillamente ripulire dai parassiti della pelle dai Red Bill Oxpecker. Questi uccelli rivestono un ruolo importantissimo per la salute non solo degli ippopotami, ma di tutti i grandi animali della savana, poiché rimuovono zecche e parassiti della cute che altrimenti potrebbero trasmettere gravi malattie. Gli ippopotami trascorrono la giornata nelle acque del fiume o nelle lagune e solo alla sera escono per andare a pascolare sulla terraferma. Questa divisione così netta delle loro attività vitali è determinata dalla struttura della cute degli animali, che quando è esposta all'aria causa un'elevata perdita di acqua. La loro pelle, se rimanesse al sole per lungo tempo, si ustionerebbe. Per questo l'ippopotamo è costretto a restare immerso durante tutto il giorno.
Il parco del South Luangwa è uno dei pochi parchi in Africa in cui si possono praticare i safari di notte. Oltre a vedere i grandi animali diurni aggirarsi tranquillamente nella savana, come giraffe, zebre e gazzelle, durante la notte si possono osservare gli ippopotami che pascolano, i coccodrilli e tutti gli animali notturni. Come questa genetta, un piccolo onnivoro della famiglia delle manguste, oppure i porcospini e le iene. Di notte si può assistere alle più emozionanti scene di caccia di leopardi e leoni. Questi leoni hanno appena predato bufali e ippopotami e ora stanno consumando il pasto. In occasioni simili, le iene non sono mai lontane e riescono sempre ad assicurarsi qualche parte dell'animale. Qui ne vediamo una che sta portandosi via la zampa di un bufalo. I leoni passeranno i prossimi 3-4 giorni a mangiare e a dormire nei dintorni delle carcasse e si muoveranno solo quando avranno digerito il cibo di questa sera. Questo leone fa la guardia al bufalo che ancora non è stato mangiato. Il branco di leoni ha ammazzato 3 bufali durante la notte. Ne hanno mangiati 2 e uno è rimasto ancora intero. Hanno lasciato questo leone a guardia, altrimenti gli avvoltoi che sono in giro avrebbero divorato tutto. Quando facciamo i safari a piedi, ci confrontiamo faccia a faccia con i leoni. Come face to face with the lions, which charge the owners. Mio nonno e mia nonna mi dicevano di non scappare quando c'è un leone, ma di rimanere tranquillo. Seguo sempre questo consiglio. I leoni tendenzialmente sono animali molto indolenti e pigri, che non sprecano energia nella caccia a meno che non abbiano davvero fame. Le loro prede preferite qui nel Luangwa sono i bufali, che spesso però riescono a mettere in fuga questi grossi felini. In brevissimo tempo, intorno alle carcasse si radunano decine di avvoltoi. Questi rapaci hanno un'ottima vista e notano subito quando un altro avvoltoio si tuffa verso il cibo, così lo seguono immediatamente. Satolli dall'abbondante pasto, questi leoni danno l'impressione di essere completamente inoffensivi, come dei grossi felini domestici. Questo è quello che fa la gente del villaggio quando il fiume è secco. Venite con me e vi faccio vedere come la gente qui si rifornisce d'acqua per bere. Ecco il posto dove trovano l'acqua. Il fiume è secco, ma se si scava si trova l'acqua. È filtrata attraverso la sabbia e si può bere senza problemi. L'acqua è una necessità vitale. In Africa la gran parte della popolazione non ha acqua corrente nelle case. I più fortunati hanno accesso a un pozzo, ma non tutti i villaggi qui nella valle del Luangwa hanno pozzi e così la gente deve procurarsi l'acqua da queste buche scavate nella sabbia del fiume secco.
Questo fiume ora si può tranquillamente attraversare a piedi o in bicicletta, ma quando incominciano le piogge si riempie d'acqua e diviene infestato di coccodrilli. Nelle vicinanze di Malema, a circa 10 km dal confine del parco, gli abitanti del villaggio dispongono di un pozzo comune, dove le donne si recano ogni giorno a prendere l'acqua necessaria per la casa e la famiglia. L'acqua è un bene prezioso per tutti, ma qui in Africa si apprezza ancora di più il suo valore. Questi sono i mango, è la frutta della quale sono golosi gli elefanti. Per questo attraversano il parco e vengono qui a mangiarli. I mango sono stati introdotti in Africa dai mercanti di schiavi provenienti dall'Asia e ora fanno parte degli alimenti disponibili nel villaggio. Proprio per questo gli abitanti vanno su tutte le furie quando gli elefanti durante la notte arrivano qui e si portano via il loro cibo. Tutti questi giovani rappresentano la nuova generazione dello Zambia. In Zambia le ragazze si sposano e partoriscono presto. Quanti figli hai? Due. Ha detto che ne ha due. E quanti altri ne vorresti avere durante la tua vita? Cinque o sei. Per gli africani, i figli sono un'assicurazione per il futuro. I giovani giocano con questa palla. Sì, football. Il calcio, anche qui in Africa, è fra gli sport più praticati dai giovani. La palla con cui giocano è stata fatta da uno dei ragazzi. È un ammasso di stracci e bustine di plastica legate con un po' di spago. Venite a vedere il mio villaggio. Questo è il mio villaggio. Queste sono le donne. Lei è mia moglie. Lei è mia sorella. Lei è mia madre e anche lei è mia madre. Sono sorelle. La popolazione Chewa, di cui fa parte il villaggio di Peter, è una società matriarcale. Questo significa che la linea ereditaria passa attraverso la madre e non il padre. Di conseguenza la figura materna è di grande importanza. Un Chewa considera sua madre non soltanto la donna che lo ha partorito, ma anche tutte le sue sorelle. Qui, come in tanti altri villaggi africani, gli adulti passano gran parte della giornata con i propri figli. Vi faccio vedere dove mettiamo il riso. Questo è il riso. È la pianta del riso secco, che poi viene sgusciato e da cui si ottengono i chicchi da mangiare. Questo è il mais. Viene pestato e messo nell'acqua. Dopo due o tre giorni è pronto e viene macinato per farne una farina da cui si ottiene la polenta. Ed ecco le capre, da cui ricaviamo la carne. Quando abbiamo bisogno di carne al villaggio, ne ammazziamo una, che poi dividiamo tra le varie famiglie. Entriamo nella casa di Peter per conoscere la sua famiglia. La mia famiglia è contenta del mio lavoro, altrimenti mi costringerebbero a lasciarlo. Mi vedono poco, ho sempre troppo poco tempo a causa del lavoro. Questo cappello mi è stato regalato da Oriana, una ragazza italiana. Ci sono molto affezionato e lo uso solo quando vado in safari. Non lo uso per andare in giro o andare a ballare, solo per i safari. Questi sono i ricordi di Peter, della sua famiglia, degli incontri con persone celebri
E naturalmente non mancano le foto degli animali del parco. Intorno all'area protetta ci sono diversi villaggi. Qui a Malema la gente vive allevando animali da cortile e praticando un po' di agricoltura. Solo i più fortunati hanno un lavoro nel parco o in uno dei lodge che ospitano i visitatori. Gli altri devono arrangiarsi con quello che riescono a produrre con i propri mezzi. Dagli anni 50 la popolazione dei paesi africani è incominciata a crescere vertiginosamente e con l'aumento della popolazione è cambiato il tipo di economia di sussistenza che essi potevano praticare. Oggi la crescita demografica non riesce a tenere il ritmo con lo sviluppo economico e la gente diventa sempre più povera. Un programma governativo di sensibilizzazione alla conservazione della natura ha istituito un sistema di percentuali sugli incassi del parco da utilizzare per lo sviluppo dei villaggi. Il parco ci dà quello che noi chiamiamo ciolera. È denaro che serve per costruire cliniche, scuole e pozzi per l'acqua da bere. Questo è quello che otteniamo dal parco. È una parte dei soldi che i visitatori pagano all'entrata. Un incremento dei visitatori del parco potrà portare maggiori flussi di denaro e richieste di lavoro, che consentiranno il miglioramento delle condizioni di vita di questa gente, motivandola nello stesso tempo a rispettare il suo ambiente. Oggi è domenica e Peter si reca a messa nella chiesa del villaggio. La chiesa cattolica del Luangwa dipende dalla diocesi di Chipata, il centro abitato più importante della zona, distante circa 130 chilometri da qui. Il sacerdote viene una volta al mese a dire la messa e ad amministrare il sacramento della confessione. Tutte le altre domeniche la funzione è tenuta da diaconi laici e dal consiglio degli anziani locali. La cerimonia si svolge come una messa tradizionale, rallegrata da canti, musiche e balli, a cui partecipano indistintamente bambini, giovani e adulti. Ci sono le letture, le preghiere e non manca mai la predica, il momento più importante della cerimonia. Non c'è però la consacrazione dell'Eucarestia. I predicatori hanno il compito di esortare i fedeli a rimanere sulla retta via e solitamente riescono a convincere i presenti dell'inopportunità di seguire Satana, almeno per un paio d'ore, fino a che l'effetto della predica non si attenua con le realtà della vita quotidiana africana. Per questa gente, la musica e il ballo sono doti naturali e racchiudono un significato molto diverso rispetto agli europei. La cultura d'Africa, sino a relativamente pochi anni fa, era solo orale. Non c'era l'alfabeto e non veniva scritto nulla, poiché tutto veniva trasmesso attraverso canti e balli. La cerimonia termina con le offerte per la Chiesa, a cui tutti, a prescindere dal ruolo sociale che occupano, contribuiscono come possono. Questa laguna è un posto molto bello. Una volta faceva parte del fiume. Mi piace venire qui da solo e fermarmi un po' di tempo per vedere i babuini. Il babuino del parco del Luangwa è della specie chiamata Kakma. I babuini sono presenti un po' ovunque nella valle e partoriscono durante tutto l'arco dell'anno. I piccoli si aggrappano saldamente alla pancia della madre, che li tiene con sé tutto il tempo, scorrazzandoli in giro per la savana. Thank you.
Il vincolo della madre con i maschi cesserà al raggiungimento della maturità sessuale di questi ultimi, mentre il legame madre-figlia rimarrà anche nell'età adulta. Anche se un branco di babbuini può sembrare disorganizzato, spesso si rincorrono l'un l'altro schiamazzando mentre cercano il cibo a terra, in effetti questi animali costituiscono una società molto ben disciplinata. Ogni individuo conosce il suo rango ed accetta il comando di un gruppo scelto di anziani. L'ordine dei ranghi non è fisso, ma cambia con l'età, oppure quando un maschio lascia o si unisce a un altro gruppo. Il territorio è proprietà delle femmine, che formano il nucleo permanente del clan. Questi animali sono molto ghiotti dei frutti del mango e per procurarseli saltano agilmente di ramo in ramo. Per portarsi il cibo alla bocca usano le mani. Come tutti i primati, hanno un'ottima padronanza degli arti anteriori. Lo sai, mi piace molto, mi piace moltissimo la luce di questo posto. Gli animali sono i miei amici, perché entrambi siamo nati qui e continuiamo ad essere insieme. Sento che è mio dovere preservare questo territorio per le generazioni future e fare in modo che non succeda quello che è successo con il rinoceronte. Ne ho visti molti da giovane, ma durante gli anni del bracconaggio sono stati sterminati tutti e ora nella valle non ce ne sono più. Mi rammarico che i miei figli non li potranno vedere, ma non voglio che questo succeda ad altre specie. Questo è il mio sogno. Vorrei che uno dei miei figli, prima che io muoia, venisse a lavorare qui, nella Valle degli Elefanti. La Valle del Luangwa è una delle più grandi ricchezze del continente africano. Per salvaguardare la sua natura, però, non bastano le regole né le imposizioni stabilite dal mondo occidentale. Affinché questi animali possano sopravvivere, è indispensabile un maggiore coinvolgimento della popolazione locale nella gestione del parco. Se tutti, come Peter e come i Reds, gli uomini anti-bracconaggio, fossero disposti a difendere la propria terra, il futuro della valle sarebbe assicurato. Tranquilla. Quanto pesa, ma so bene. Da 10 anni, Adelina, aiutata da Aldemar, porta avanti nel rifugio di Curu un programma di reintroduzione della scimmia ragno in Costa Rica. Dopo aver anestetizzato la scimmia, Adelina le toglie il radiocollare. Con questo gesto spezza l'ultimo legame che univa ancora l'animale a coloro che per 6 mesi, poco a poco, gli hanno insegnato a riadattarsi alla vita in natura. Già casi sta salendo l'anestesia. Oggi Curu ospita una 20 di scimmie ragno, 14 delle quali sono già state rimesse in libertà. La terra di Curu appartiene da diverse generazioni alla famiglia Ciuccia,
Creando qui un rifugio per gli animali in pericolo, Adelina ha dato vita al sogno che suo padre non ha avuto il tempo di realizzare. Dato che appartengono a una specie in grave pericolo, quasi tutte le scimmie ragno del Costa Rica si trovano solo dietro le sbarre degli zoo e presso dei privati che le tengono come animali da compagnia. Che nome? Qual nome tiene? Nome del mio. Io to. Mauricio Jiménez è un veterinario amico di Adelina. Vive a San José, la capitale del Costa Rica. È andato in città a recuperare Newton, che vive presso una ricca famiglia. La divertente scimmietta è diventata adulta, ingombrante e aggressiva. No, mi no, mi no, mi no. Stai? No, no, nada más pasó. Lo inyectó. Un poco. Prima di portare Newton a Curù, Mauricio controlla che non sia affetto da qualche malattia che potrebbe contagiare gli altri animali. Ora è pronto a prendere la strada verso il rifugio. La riserva di Curù si trova sulla costa pacifica del paese, all'estremità della penisola Nicoya. Il Costa Rica è un paese molto attivo in fatto di tutela dell'ambiente. Può vantare circa 75 siti protetti, quasi un quarto del territorio totale. Per questa piccola nazione dell'America centrale, con 3 milioni di abitanti, è moltissimo. Al riparo in fondo a una baia, Curù si estende per diverse centinaia di ettari, con una natura molto varia. Oltre a pascoli e a piantagioni, la tenuta comprende foreste naturali, foreste di mangrovie e spiagge. È un bellissimo maschio che rappresenta un bel potenziale di sangue fresco per la riserva. Verrà sistemato in una gabbia vicino ad altre scimmie ragno. Là incontrerà per la prima volta i suoi simili. Vamos, vamos, vamos. Eso, eso. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso era. Que salga con cuidado. Oiga, me parece que tiene... Está reconociendo. No sabe subir a los árboles. Ma Pepe, un altro maschio, manifesta chiaramente il suo fastidio di fronte all'arrivo di un rivale. Newton è molto spaventato dal nuovo ambiente e si rannicchia nella sua coperta, ultimo simbolo della sua vita da animale di compagnia. Chissà se Newton sa arrampicarsi. Tutte le scimmie ragno arrivate a Curù hanno seguito lo stesso percorso di Newton. Erano le mascotte di qualche privato, oppure erano state bloccate alla dogana e poi rinchiuse negli zoo, spesso sovrappopolati. Ukita sta per essere liberata. Venga, venga, venga. Aldemar mette dei frutti su una piattaforma appesa a un albero per attirare le scimmie già in libertà. Queste ultime, ben felici di poter approfittare di questo facile cibo, si avvicinano alla gabbia. Così si creano dei rapporti sociali con le scimmie ancora in cattività.
Grazie al radiocollare che portano quasi tutte le scimmie liberate, Adelina segue tutti gli spostamenti del gruppo. Que hablarles un poquitito de los monos porque son muy interesantes. Ya vieron que tengo uno en la camiseta, ¿verdad? Y traje y este se va a quedar aquí con ustedes. Adelina si reca spesso in una scuola per sensibilizzare i bambini e insegnare loro il rispetto degli animali selvaggi. Y el problema es que ella no sabía treparse a los árboles. Pero tenemos uno en la finca que es simpaticísimo, se llama Bolívar. Parla del lavoro compiuto a Perù e spiega i motivi per cui la scimmia rana non deve diventare un animale domestico. Nosotros le enseñamos qué cosas comer y ya una vez que la aprendió a comer se liberó y entonces se la anda por todas partes, anda muy 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 bien. Questo lavoro sui giovani è particolarmente importante. Bueno, entonces vean las ventajas de tener un peluche. Adelina usa un peluche per mostrare agli alunni che un animale selvaggio non si può trattare come un giocattolo. No, comerà. No. Muerde. No. Ajá, y los peluches son bonitos porque si se ensucia, ¿qué pasa? ¿Qué hace uno con el peluche? Exactamente. Y otra vez lo guardas y ahí lo tenés y no hay ningún problema. Por eso será bueno tener un mono de mascota. No. No, ¿verdad? Ojalá uno de peluche, mejor que no haga nada. Me encantaría enseñarles algunas de las cosas que comen. Completa la lezione presentando ai bambini tutti i frutti e le verdure necessari all'equilibrio alimentare della scimmia rana. No, si empuje. Listos. Ok. Capulines, muy bien. ¿Y vos cuál me vas a decir? Ese ya me lo dijeron, decime otro. ¿Este cómo se llama? Carao. Muy bien. ¿Vos cuál me vas a contar? Y esta nadie me la mencionó. ¿Vieron cómo les gustan a los monos este? Ese se llama palma africana o palma de aceite. ¿Quién sabe cómo era que se llamaba esto? Carambola. Ah, muy bien. ¿Y qué hacen? ¿Ustedes se comen las carambolas? Sí. Upe, Siria, con permiso. Nella regione ora Adelina è molto nota per la sua attività in favore degli animali selvaggi. Linda, che bellezza! È stata chiamata da una famiglia che ha raccolto un cucciolo di Margai. Mancia! E dove dorme? Una caja. È una caja. Dopo aver spiegato che il piccolo felino sarà ben presto troppo grande per poter continuare a vivere con loro, Adelina propone ai bambini di prendersi cura dell'animale insegnandogli la libertà. Va a cominciare a comer ratones e tutta la questione. Pepe fa la conoscenza delle sue nuove compagne. Tira. Il suo arrivo è il momento scelto da Adelina e da Aldemar per liberare Cuquita. Il suo grido di gioia mostra che era più che pronta ad allontanarsi. Ora che sta nella grande gabbia, Newton deve cominciare a nutrirsi di frutti e di verdure. Sempre lo stesso rifiuto, ma stavolta Newton non si sposta a terra e ha abbandonato la coperta. Sono dei segnali incoraggianti. Alla fine si lascia tentare e sembra prendere gusto al suo nuovo menù.
Qui succede sempre qualcosa. Kukita, la femmina liberata recentemente, ha abbandonato il suo gruppo e ha superato i confini della riserva. È stata vista lungo la strada che costeggia la tenuta. Muniti di antenna, Adelina e Aldemar partono alla sua ricerca. Dopo essere state liberate, le scimmie ragno portano per 9 mesi il radiocollare. Dopo diverse ore, finalmente Adelina capta un segnale. Kukita è vicino alla strada. Viste che rico? Vieni. Venga. Ve che rico che sta. Kukita. Venga. Vieni. Kukita. Venga. Il vecchio sistema dell'esca funziona sempre. Ecco. Ok. A ver, mi amorcito. Tranquila, tranquila, mi amor, tranquila. Tranquila, tranquila. Eso es para que no se vaya a andar por quién sabe qué lugares. Ok. Vámonos. ¿Lista, Kukita? Vení, vení, vení. A ver, para afuera. Listo, ¿ves? Libre. Più tardi, Kukita viene liberata in mezzo al suo gruppo. Bienvenida con la speranza che riesca ad ambientarsi. ¿Qué pasó con vos? Yo creo que está media confundida, no sabe qué le pasó. Entonces, ¿qué? ¿Y esa barbaridad? Y no se vuelva a salir de la finca. ¡Qué chiquita, ¿eh? ¿Mm? Kukita, ¿qué pasó? Kukita. A Kourou le scimmie non portano più il radiocollare e diverse femmine sono già gravide. I loro piccoli saranno i primi a nascere liberi su questo suolo. Malgrado tutto l'affetto che Adelina nutre per questi animali, cercherà di evitare qualsiasi contatto con la nuova generazione. ¿Y esa barbaridad? ¿Qué pasó? Y aquí también, bueno, le palpamos la... Sulla terra di suo padre, Adelina ha realizzato il suo sogno, salvare la scimmia ragno.